Intorno ai 20 anni, finita la ragioneria, ha iniziato con la ricerca del lavoro, che comunque si è sempre concluso negativamente in quanto lui si sentiva inadeguato. Quando poi, dopo la maturità, è andato all'università in una città fuori Milano proprio per vedere di farlo crescere, convinti che fosse un'immaturità, invece le cose sono precipitate. Un anno dopo la morte di suo padre si è manifestato con un tentativo di suicidio. Storie di madri, di sorelle e accanto a loro figli o fratelli malati psichici. In genere è una patologia che si presenta dai 16, 18, 20, 22 anni. Sembra coincidere, questo nella maggior parte dei casi, con il passaggio dall'adolescenza a una fase adulta, quindi la prima separazione. Una volta resisi conto, prima si va da uno specialista, poi da un altro, abbiamo fatto una lunghissima trafila. Ambulatori, CPS, ovvero centri psicosociali o centri diurni aperti poche ore al giorno per i casi più gravi sembrano inadeguati. I pazienti vengono portati lì dalla famiglia la mattina, ciondolano, visti da me parecchie volte, da una sedia a una poltrona, senza attività, cioè parcheggiati in pratica, intontiti dagli psicofarmaci. Ecco, questa era la realtà che poteva aspettare anche mia figlia. Non c'è niente che possa far, non c'è niente che intervenga sul ragazzo per renderlo autonomo, per farle vivere una vita normale. Io il tuo termine guarigione non lo uso mai. Io credo che invece sia possibile convivere sempre meglio con il proprio disagio, per cui star sempre meglio. Una vita migliore, un traguardo che si può e si deve raggiungere soprattutto nei casi dei pazienti più giovani. Occorre però un percorso riabilitativo individuale nelle comunità protette, ad alta, media e bassa assistenza. Ogni paziente ha un progetto individuale. Un progetto individuale di tipo terapeutico e riabilitativo, per cui non è soltanto un supporto farmacologico, ma anche un programma individualizzato in modo che lui possa fare esperienze di vita in vari ambiti, e noi usiamo soprattutto gli ambienti esterni. Milano, centro, al terzo piano di un condominio, la comunità privata convenzionata, del tutto simile a un qualsiasi appartamento, ospita 8 tra ragazzi e ragazze. Vi resteranno in media 2 o 3 anni, osservando le regole di una convivenza normale, inseriti in un contesto stimolante come può essere il cuore della città. La malattia mentale si caratterizza come chiusura. L'apertura è certamente un passaggio di maggiore evoluzione. Mia figlia non ha più voglia di morire. C'è stata una riconversione della sua psiche nella voglia di vivere con tutti i suoi problemi. Esaurito il periodo in comunità, verrà quello dei mini alloggi, da soli o insieme a un altro paziente, con un'assistenza ridotta a poche ore alla settimana. Mio figlio lavora, ha lasciato gli studi, fa un'altra professione, lavora 6 ore al giorno, si trova bene, sono serena. Ancora Milano, ancora una comunità protetta, stavolta pubblica, in parte occupata dai pazienti con lunghi anni di manicomio alle spalle. Erano 12 gli ospedali psichiatrici lombardi, 2.315 pazienti dimessi e ospitati nelle residenze. Strutture che solo ora diventano luogo di riabilitazione, tappa di un percorso verso il recupero. Almeno in Lombardia bisogna avere la possibilità che queste strutture siano più numerose, più articolate, più in rete, che comunque, voglio dire, esistano. Questo già sarebbe un successo, specialmente poi in una città come Milano, dove mi sembra che non ce ne siano molte. Le strutture residenziali psichiatriche in Lombardia numericamente hanno raggiunto gli standard nazionali, ma si tratta di una realtà a macchia di leopardo. A Milano e nel suo hinterland, a Lecco, Lodi, Pavia e nella Bergamasca c'è carenza. E da giugno scorso anche i contratti per le convenzioni con le strutture private sono fermi. Abbiamo in previsione, entro giugno di quest'anno, la presentazione del piano organizzativo. È evidente che avevamo bisogno di un periodo di assestamento per verificare la situazione e riuscire a riregistrare la tipologia degli interventi. Alta intensità di assistenza dopo i ricoveri, lungo periodo a media assistenza e un numero più elevato di strutture a bassa protezione per seguire quei pazienti che hanno raggiunto una maggiore autonomia. Dunque una presa in carico differenziata, tempestiva e coerente per il malato psichico. A questa domanda pressante di migliaia di famiglie dovrà saper rispondere la nuova psichiatria lombarda.